francese, quindi senza moschettone e quindi senza la possibilità di inserire la corda o il moschettone a ghiera che delle volte non si apre. Questo è l'imprevisto classico che noi troviamo in Falesia. Siamo in un ambiente blindato, però degli imprevisti ci sono. Ora vediamo come risolvere la cosa, no? E il perché si fa in un certo modo. Io sto scalando, arrivo su, vedete che arrivo in sosta, ok, devo far passare il moschettone qua dentro. Allora devo avere con me o una longetta per potermi assicurare, questo è interessante, oppure utilizzare anche una catena di rinvii. Una volta che mi sono allongiato in sosta, io ho due possibilità, ok? La prima possibilità è quella di dire: sacrifico una maglia rapida, esistono in circolazione questi moschettoni che costano 2 euro, quindi non costano 5, 6, 7, 10 euro, che hanno una ghiera e si chiamano maglie rapide o moschettoni d'abbandono. Se non so fare qualsiasi manovra a costo di fare qualche stupidata, è meglio che io sacrifico una maglia rapida, dammi corda, inserisco la corda qua dentro, chiudo la mia maglia rapida che rimarrà lì per i posteri e poi cosa faccio? Bloccami, mi sgancio dalla mia sicura e cala pure piano e inizio a calare. La soluzione B, che è quella più, diciamo, che dobbiamo assolutamente imparare, e questa qua, nel senso che non lascia su niente, quindi io procedo, arrivo scalando alla mia sosta, arrivo e dico: oh perbacco, non c'è il moschettone, mo che faccio? Allora mi assicuro con la mia longe, ok, qua la metto nell'anello di servizio, la mia longe, chiudo la ghiera. Il vantaggio di questa longe, vedete che è regolabile, quindi mi posso appendere. Partiamo da questa situazione, vedete, abbiamo detto non ci sleghiamo, facciamo questo lavoro qua, andiamo prima a rilegarci, quindi mi faccio dare corda, ok, corda, tanto io sono dentro nel rinvio, sono sempre legato, faccio passare la corda qua dentro, ok, vedete? Chiaro? Vedete che ho fatto passare la corda qua dentro, mi faccio dare un po' di corda, non troppa, faccio un'asola, un 8, prendo un moschettone a ghiera che dovrò sempre avere all'imbrago, lo metto nell'anello di servizio, chiudo la ghiera e ci metto dentro quest'asola. A questo punto vado a slegarmi, prima sono andato a rilegarmi, quindi cosa faccio? Mi slego dalla corda. Intanto io sono sempre dentro nel mio freno, sono sempre dentro in tutti i rinvii, no? Mi slego, faccio così, questa corda qua la tiro fuori. Adesso qua vedete che ho tutto molto più pulito. Bloccami, sono pronto per la calata, mi faccio mettere in tensione per prima cosa, vedete, io mi sono messo in tensione, vedete, sono andato a scaricare la mia longe, sono in tensione, mi sono legato, ho controllato che sia tutto a posto, adesso mi posso sganciare e mi metto la mia longe all'imbrago e a questo punto vedete che io non ho lasciato su niente e posso farmi calare, però il concetto è che sono andato a rilegarmi prima di slegarmi, è abbastanza chiaro? Cioè quindi sì. Scelta numero uno, maglia rapida a prova di stupido, cioè ho dei dubbi su questa manovra perché una cosa è farla qua a 2 metri da terra, una cosa è farla su che magari siamo a 20-30 metri da terra e ho dei dubbi, nel dubbio metto dentro una maglia rapida. Nel dubbio più assoluto che non ho le maglie rapide, sacrifico un moschettone a ghiera dei miei, sono 10 euro, però almeno arrivo sereno. Chiaro. Però ha senso comprarsi 2 o 3 maglie rapide che costano 2 euro e mezzo, averle lì nel bagaglio di attrezzatura per l'arrampicata sportiva. Questa è la criticità più grossa che possiamo trovare in Falesia. Quindi sosta alla francese con l'anello o moschettone a ghiera che non si apre. Calami pure.